Vi stupirete di come questa attività possa tornare utile per domare situazioni e sentimenti e, a volte, affrontare le proprie paure. Vi presento Monsieur Andrea, il vostro maître de cheval. Monsieur? I cavalli in particolare sono uno degli animali che mi piace di più e mi affascina di più, sia per la stazza sia perché li trovo molto empatici con gli umani, molto amichevoli con gli umani. Buonasera. Iniziamo da Mademoiselle Sofia, Monsieur Robin. Guardate come va a finire. Sono io da 28 anni. Strigliare, lucidare e sellare un cavallo è solo una parte di ciò che è giusto che fanciulli come voi imparino. Vivrete anche a palazzo, ma è sempre meglio saper fare ogni cosa da soli. Cominciamo a spazzolare il cavallo con una leggera pressione. Molto bene. Ti hai messo le station? Mentre stava a pulire il cavallo là dietro, a parte che odorino non era che era tanto paguale, però un po' di paura che sganciasse qualche cosa che non andava. A qualcuno tutto questo strappa un sorriso. A Mademoiselle Aurora, invece, riporta a galla vecchi e dolorosi ricordi. Lo sai che mi sta più all'ansia? Ma poi fa dopo? La mano te. Ah, facciamo fare. Prego, posso farlo dopo? Cioè, non ti preoccupare. Io mi ritiro. A queste due Mademoiselle facciamo passare l'olio di argan. Mademoiselle Glenda, paura? Non ho avuto mai un approccio così diretto. Spazzola. No. È semplicemente salutato. Ah, ciao, Allora, io avevo un po' paura del cavallo, quindi già essermi avvicinata per pettinarlo è stata per me una sfida. Madame, monsieur, chi vuole cominciare a montare il cavallo? Vai. Molto bene. Calmo, 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 calmo. Molta calma. Quando sono salita mi sono sentita nel mio posto. Chiamiamo Mademoiselle Glenda. Come se avessi accettato. Grazie, il cavallo grazie. Gradisce e saluta Glenda che non accetta. Ho bisogno di uscire. Mi dispiace, pensavo di potercela fare. Non riesco a salirci, a accarezzarlo, a stargli vicino, non lo so. Mi prende l'ansia perché ci sono caduta e mi fa male riprovare a vedere quella cosa che mi è già successa. Una volta che ci siamo appoggiate questa mano qua... Cristiano mi ha aiutato a salire a cavallo, anche se all'inizio è stata un po' problematica, non aveva capito come prendermi. Forza, via! Ok, bravissima. Che paura. Io neanche tanto mi fidavo. Quando ho avuto l'opportunità un po' ho approfittato, quindi quando Clelia è salita un po' toccato, dai. Le mani unite, basse, molto bene. Prendi! Perfetto. Ok, sono sana e salva. Ma lì ci arriva, porco. Questi pantaloni mi strappo tutti. Chiamiamo Sofia, che è brava nell'equitazione. E aiuta a me uscire. Alzami i pantaloni. Come devo fare? No. Vai, chiappa. Vai. Vai. Olè. Molto bene, Roben. Più siamo tranquilli, più tranquillizziamo il cavallo. E sta là sopra è stato bello, bello. Mi sono sentito la prima volta alto. Allora, Salerno XII vi saluta ancora una volta. Oh, che carino!